Benvenuti a questo nuovo oroscopo. Vediamo il mese di luglio 2023. Lo faremo grazie all'astrologia, ma anche grazie ai miei tarocchi. Allora, il cielo del mese di luglio per il tuo segno zodiacale, di cosa mi parla? Ma allora, guarda, c'è senz'altro uno stellium, cioè un gruppo, un nocciolo di pianeti che camminano nel segno del leone. Quindi avremo chi prima, chi dopo, avremo Venere e Marte che aprono il mese già dal Leone, dopodiché Marte verso l'11 di luglio esce dal Leone ed entra in Vergine e rientra invece Mercurio al suo posto, ok? Mercurio che farà ingresso nel Leone in quei giorni lì. Ora, la prima cosa che mi sento di dirti, lo vedremo nel dettaglio ovviamente questo cielo, questi transiti. Ma mi sento subito di dirti una cosa: siccome Marte entrerà in Vergine, e la Vergine è un segno a te, insomma, poco affine, fai attenzione al nervosismo, attenzione alla lingua, a quello che dici, a come lo dici, cioè qui ci potrebbe essere un pochino di nervoso, magari semplicemente perché tu ci avrai tante cose da fare, nel senso proprio più pratico del termine, magari il lavoro o semplicemente molte cose da fare che ti possono un pochino agitare, va bene? Comunque, andiamo a vedere. Per il segno zodiacale del Sagittario, mese di luglio, fammi vedere un po'. Ok, prima carta, il 7 di denari. La giustizia, questa non si è girata, qual era? Ecco, è questa. Il fante di bastoni. Oh, aspetta, sistema un po' la telecamera così si vede nulla. Ecco, spero si veda un pochino meglio. Comunque, vediamo. Per il segno del Sagittario, mese di luglio, il re di spade, ok? Bello, e il 3 di coppe. Guarda, qui c'è sicuramente qualcosa che si andrà ad aggiustare per te. Ok, allora, prima di tutto posso vedere, vedi, e il 2 di spade. Qui ti posso vedere. Allora, passo indietro. Astrologicamente parlando, io vedo molto movimento, quindi novità, notizie, cose che cambiano, cose che arrivano. Nell'ambiente di lavoro, quindi qui il lavoro, insomma, qui un qualcosa di nuovo lo vedo accadere per te, va bene? Questa è la prima cosa. Ci può essere magari una proposta, ci può essere magari una nuova collega, insomma, dei momenti carini, che tu potresti passare nel lavoro. Se non si tratta di lavoro, perché non lavori per età o per chissà quale altro motivo, a parte se non lavori e lo cerchi, lo potresti trovare. Qui qualche novità, un qualcosa si muove, come ti ho detto, ok? Lo vedo anche qui dai tarocchi, ci può essere un nuovo contratto, proprio anche lavorativo, perché ci sono le trattative, comunque ora ne parliamo. Ma semplicemente stavo dicendo un qualcosa tuo di pratico, insomma, che tu devi fare, che tu stai facendo, va bene, Sagittario? Sicuramente. Comunque, l'unico momento in cui, cioè, l'unico momento, insomma, dove tu devi stare un pochino più attento a non innervosirti, insomma, cercare di fare contare fino a 100 prima di reagire, è la seconda parte del mese. Quando Marte entra in Vergine, si andrà a opporre, fra le altre cose, anche a Saturno. Effettivamente, qui ci può essere un qualcosa in questo periodo che esce fuori. Se tu hai in ballo qualcosa con la giustizia o comunque magari con un ente pubblico, INPS, INAIL, l'assicurazione, chi più ne ha più ne metta, questo tu lo saprai te. Ok, per ognuno di voi, per la vostra vita, voi lo saprete voi di che cosa si tratta. Ecco, lì non dico le cose andranno male, tutt'altro, perché con questo re di spade, tre di coppe, figurati, anzi, qui tu vai a risolvere una situazione per te importante, assolutamente. Ma
capito, si può creare un po' di nervosismo, un po' d'agitazione, magari ti avrà da fare tante cose. Insomma, qui c'è da sbattersi un pochino, da darsi da fare, però qui questi tarocchi, insomma, parlano una lingua molto molto bella, ma proseguiamo un attimo, poi ti dico, vediamo con gli oracoli volume 3 cosa hanno da dire. Ti lascio il link per avere queste carte giù nella descrizione di questo video, se le vuoi. Sagittario luglio. Sagittario, mese di luglio. Ok, il giudizio, vedi? Vediamo ancora per il Sagittario luglio e la riservatezza. Eccola là. Ma guarda, qui letteralmente ci può essere un qualcosa e l'inviso, vedi, del taglio, un qualcosa che ti viene comunicato in internos, come si dice, delle confidenze. Ecco. Delle confidenze che ti verranno fatte, ma anche un invito che tu potresti ricevere. Effettivamente lo vedo anche dai tarocchi. Qui ci sono delle trattative di un certo tipo, che siano di lavoro o che siano per vita pratica, come lo dico io, cioè per altre situazioni tue personali, poco cambia. Qui c'è un accordo, si trova un accordo con qualcuno, accordo che darà enorme gioia, enorme soddisfazione. Ok, quindi che sia un accordo te ne dico una, se tu ti stai separando, so, non è un argomento bello, però capisci? Se tu ti stai separando qui o tu ci avrai una comunicazione positiva dal tuo legale oppure tu trovi un accordo ancora meglio, ecco, con la controparte, se tu c'hai una causa per un qualche tipo, qui ci può essere, capito? Qui ci può essere l'avvocato che ti chiama e ti darà notizie splendide. Qui c'è il 3 di coppe, per chi mi segue lo sa, è una carta risolutiva, cioè è una carta proprio bella, ho visto gente, insomma, risolvere situazioni parecchio pese con il 3 di coppe, ovviamente tutti il resto appresso, ma questa carta mi piace assai, quindi stai tranquillo, vediamo anche con gli oracoli dell'amore. Oltre a questo qui vedo anche dei denari. Arrivare, magari ti arriva comunicazione proprio su questo per quanto riguarda dei soldi, capito che ti voglio dire, o di un investimento che tu avevi fatto, insomma posso parlare 3 giorni, ecco, diciamo soldi, va, che facciamo prima, e infatti vedi, non preoccuparti, tutto si aggiusterà, qui c'è una situazione che ti si va ad aggiustare, che tu risolvi alla grande, va bene? Sagittario. Guarda, c'è distanza fra di voi felicemente single, quindi qui c'è anche una separazione che va a buon fine. Ora, parlare di buon fine e che si risolve mi sembra un po' sì, insomma, però per dire, ok, quindi se hai in ballo qualcosa del genere, c'è qualcuno di molto meglio per te là fuori, vedi? E felicemente single. Quindi se tu c'hai qualcosa in ballo di questo tipo, tu la risolvi, quindi la chiusura della separazione, la chiusura delle trattative per separate, insomma, tu lo capisci, qui tu devi un po' adeguare alla sua vita. Fatto sta che qui c'è un qualcosa di molto molto positivo, anche se si parla, come ti ho detto all'inizio, di una trattativa per un affare, capito? Che tu devi arrivare a firmare un contratto, non so come meglio spiegarmi, un qualcosa di burocratico che tu vai a risolvere, quindi tu mi capisci, sono carte molto belle. Guarda, molto indicativamente, ma proprio molto, ti dico anche quelli che sono, secondo me, i segni zodiacali con cui tu potrai un pochino più avere a che fare durante questo mese, magari ti può aiutare. Ok, allora qui vedo l'acquario, il toro, il cancro, la bilancia. Questi praticamente.
La bilancia, sì. Questi sono quelli che più emergono, non è detto siano gli unici, vada bene, ma sono quelli che proprio mi saltano agli occhi. Quindi Sagittario pigia sull'acceleratore nella prima parte del mese, non che la seconda parte sia brutta, però con questo Marte in Vergine che si va a opporre a Saturno e a Nettuno poi, che si quadra al tuo segno zodiacale, insomma, mi piace un pochino meno. Marte è istintivo, è troppo impulsivo, è nervoso, è aizzoso, è il dio della guerra, capisci? Quindi ecco, cerca di chiudere se tu riesci a risolvere tutto nella prima Marte del mese, sì, nella prima Marte, nella prima parte del mese. La seconda la vedo un pochino più nervosetta, però insomma, come stavo dicendo prima, guarda là, c'è anche il bagatto. Qui dov'è? Con un 3 di coppe, sinceramente, non tu devi avere paura di nulla. E poi te l'hanno detto anche gli oracoli, non preoccuparti, si aggiusta tutto. Ok, qui vedo anche delle uscite, eh? Qui vedo anche delle uscite, fra l'altro anche con un personaggio abbastanza importante, se non tu sei proprio te quello. Va bene? Qui tu c'è una situazione che la ti si va a risolvere. Anche il lavoro, lo vedo andare molto, 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 molto bene. Quindi fammi sapere giù nei commenti, va bene Sagittario? Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!